nell'episodio precedente. Buongiorno a tutti da El Mattoral. Vogliamo rifare tutta la tappezzeria del nostro camper per dargli un bel restyling. Siamo ancora convinti che ci stiamo buttando in una cosa molto ma molto più grande di noi. Però io credo che una volta che si inizia a ballare, ballo bien bene. Che dici? E rimandiamo, perché lo faremo, ma rimandiamo a tra qualche mese. Magari lo faremo in Sicilia. Sì. Pazzesco, perché era tanto tempo che c'era Calima. Siamo arrivati al Cotillo, più precisamente alla nostra amata Piedra Playa, che è qui di fronte a noi. Per chi se la ricorda, adesso usciamo fuori e vi ridò una rispolverata. Per chi invece non l'ha ancora vista, ne andiamo un primo assaggio. Intanto però la vista dal camper è questa. Nulla, mi sbagliavo clamorosamente stasera, ai noi nessun bel tramonto, anzi non c'è stato proprio il tramonto, però sole. Ci stiamo consolando grazie a questo piatto preparato da Daria, che magari un giorno lo faremo in ricetta, che è buonissimo, è il solito riso con tofu, curry, zenzero, pepe, che è strabuono. Mangiamo? Buon appetito. Buon appetito. Andiamo, mischi? Io c'è un odore pazzesco. Una super porzione. Neanche se vai in un ristorante ti fanno un piatto così buono. Vero? Peccato tu non abbia la vista mare, perché. Niente, ce l'ho davvero. Non esagerare. Acqua. Coca. Succo mela. Coca? No. Vino bianco? Caldo. Ho fatto il tofu scrambled. Ho visto che infatti era spappolato. Infatti non capivo cosa fosse. Ho provato a farlo come ha detto Monica. Però ti dico, come lo fai te a cubetti, a me non dispiace invece. Che ti, quando lo trovi sei contento. E lo senti tra i denti. Però è bello così. A livello estetico è più bello l'altro. Sì? Mi sembra che questo sia tipo un nuovo strapazzato sopra. Però a livello estetico è più bello là. È tipo uovo, fa un effetto uovo strapazzato. Buongiorno! Oggi è un nuovo giorno, anche se qui non è più da buongiorno, visto che è pomeriggio. Manu è giù a surfare e io adesso quasi quasi lo raggiungo, però non vado a surfare. Lui vorrebbe tanto, ma io non me la sento più, dopo si è fatto male lui. Io non mi sento molto confident con l'oceano e la tavola, quindi ho paura di farmi male, ma scendo, vado in spiaggia, mi porto Coco e Naya e gli faccio qualche ripresa. Lontani, quindi non credo andrò fino là in fondo.
Niente, non riesco a riprenderlo perché sono un po' lontani. Io non posso andare a fare il bagno adesso perché sono con Coco, Naya e Kai. E quindi niente, non lo vedrete all'opera, credo. Almeno che tra un po' io non mi butti, però per adesso no, solo da lontano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in postazione, siamo in uno sterrato e ci stiamo spostando dalla spiaggia di Piedra Playa dove abbiamo trascorso questi due giorni da quando siamo ritornati dal sud. E ci stiamo spostando perché oggi è una giornata molto importante per noi. Perché è importante? Perché? Perché? Finalmente andiamo a fare una lavatrice. Finalmente facciamo la lavatrice. Siamo praticamente sommersi da qualsiasi cosa, tra asciugamani, lenzuola, vestiti, vogliamo lavare anche il divano, quindi siamo totalmente sommersi da tutto. E finalmente oggi è arrivato il grande giorno, ci siamo decisi, è lunedì, riparte la settimana e la facciamo ripartire con una lavata generale a tutto. E niente. Qui tra l'altro, cioè, a Fuerteventura non piove mai, poi vi darò un dato più preciso per termino di guidare su qual è la frequenza delle piogge qui sull'isola, però negli ultimi due, ormai tre giorni, siamo beccati tre giorni di pioggia non costante. Però tre giorni di pioggia, non so se si vede bene il cielo. Sì, il cielo è ancora grigio, ci aspettiamo di tutto, ci aspettiamo che piova anche oggi, chissà. Comunque i nuvoloni ci sono. No, dicevo, credo si sia visto dalle riprese che ha fatto ieri Dario, che poi non so se entreranno in questo video. Però ieri e l'altro ieri almeno io sono riuscito a tornare a surfare dopo quel mese abbondante di stop. E quindi questi giorni qua appena studieremo bene il modo per farlo, perché da solo no, perché ancora il mio livello è talmente infimo che non riuscirei a riprendermi mentre servo, ma se la giovanotta qui mi dà una mano nei prossimi giorni vediamo se riusciamo a fare anche qualche bella inquadratura. Per dargli una mano vorrebbe ovviamente dire che io dovrei entrare in acqua con il mio costumino nell'acqua bella fredda dell'oceano, sguazzare vicino a lui mentre lui si diverte facendo surf per fargli delle riprese. Quindi insomma vedremo come andrà, vedremo se ci riuscirò, vedremo se lo vedrete, vedremo. Intanto andiamo a fare la lavatrice. Giusto per farvi capire, ecco. Ecco, un po' più da lontano, così magari si percepisce meglio. Sì, ma sarà un saccone pieno e non basterà. E non so quante lavatrici dobbiamo fare. Abbiamo declinato l'idea di rifoderarci per il momento. Sfoderiamo tutta questa parte, anche questa, e laviamo tutto il nostro divano. Perché questi sono insfoderabili. Dovremmo togliere tutte le pinze che ci sono qui sotto e... Non si può fare. Serve una vaporella, Moira. Guarda quanta roba. Niente, adesso sfoderiamo anche il nostro divano. Ed eccoci! Io con il divano, con una parte del divano perché non l'abbiamo sfoderato tutto, e Manu con tutti i vestiti. Ma come prima cosa dobbiamo ritirare del denaro perché non ce l'abbiamo in contanti. Hanno una macchia. Non ci ho pensato. A parte che li possiamo anche buttare quei pantaloni perché sono orribili. Non stanno dire. Brutti, eh? Salute. Tu me li comprati. Eccoci. Ciao. Sono libere anche, per fortuna. Sono 20, 13 monedì, anzi arrotondiamo. Ok, 15, vai. Facciamo sempre da bambini. Vai.
20. Bravo, bravo. 20. Sì, se stanno in equilibrio 20 più che altro. Attento a non prendere una manata. Ciao ciao. Poi è passato un'ora e mezza ormai tra lavaggio e asciugatrice. Ora direi andiamo che a fare la mia cosa preferita. Piegarle, madonna quanto lo odio. Io odio piegare. Soprattutto odio piegare 20 kg di più di 20 kg di vestiti. 20 kg dai, 20 kg. Perché c'è anche il divano. Andiamo. Vabbè, abbiamo terminato, saccone, roba che non rientrava nel saccone, sarta artigianale industriale e si rientra in camper. Qui abbiamo finito. Yes. Manu ha anche appena finito di montare un video, quindi ci muoviamo da questo parcheggio. Torniamo a Piedra Playa. Sì, siamo in centro al Cotiglio adesso e torniamo dai ragazzi, torniamo a Piedra Playa. Oggi pomeriggio tornerò a surfare. Poi io utilizzo il termine tornare a surfare, non è che surfo, sto soltanto... Vabbè, torno in acqua. Sì. Io invece pian piano torno a ricamare. Dai, famo strada. Andiamo. Intanto Coco si gode il suo coccodrillo. Dov'è il coccodrillo? Il divano nuovo pulito. Dov'è il coccodrillo? Che bello questo coccodrillo! Appiccio motore. Dobbiamo ringraziare Moka per questo grandissimo regalo, super apprezzato. E tra l'altro Coco ha una malattia con tutto ciò che è giocattolo, con le palline principalmente, ma da quando è arrivato lui non riesce a staccarsi ed è una cosa proprio, non lo so, è come se fosse una droga. Quindi non si stacca, diventa matta, in questo momento mi sta guardando come per dire ridammelo. E sì, per questo, per questo glielo diamo qualche giorno al mese, perché è proprio una malattia. Lo nascondiamo, ieri l'abbiamo ritirato fuori e adesso se lo gode per qualche giorno e poi basta. Poi lo rinascondiamo, vero Coco? Perché sennò non esiste proprio, lei smette di esistere e sta solo attaccata al suo pupazzo. Sempre, sempre, tutto il giorno così e questo non va benissimo. Vero cucchino, non va benissimo. Però ti piace, però ti piace se questo me lo tengo. Tieni, anche il maialino. Ecco. Buonasera a tutti, siamo arrivati qui a Piedra Playa. Io oggi pomeriggio tra l'altro ho anche provato ad andare giù in acqua con la tavola, ma le connessioni erano decisamente non permissive. Nel frattempo qui però si è fatta ora di cena. Adesso preparerò qualcosina da mangiare per dare, una ricettina nuova tutta mia, la solita cavolata di turno, però come al solito ve la farò vedere. Ma prima, nel frattempo, voglio portarvi un attimo fuori per ricordare a chi l'ha già vista
e per farla vedere la prima volta, per chi non l'ha ancora vista, la vista e il magnifico paesaggio di cui possiamo godere qui dove siamo parcheggiati alla Piedra Playa.